All'indomani della decisione del TAR di rinviare la sentenza sul distretto sanitario, interviene sul caso anche il sindaco di Sant'Arsenio, Antonio Coiro. Il primo cittadino ripercorre la vicenda. Fu proprio l'azienda sanitaria che propose al comune di Sant'Arsenio, non richiesta, di trasferire in questo comune i distretti di Polla e Sao Contilina a titolo di risarcimento per il programma che aveva in animo di sviluppare, di sopprimere i reparti del presidio di Sant'Arsenio. Su questo ci fu un concordato per cui con un provvedimento di consiglio il comune di Sant'Arsenio accettò questa proposta. Io personalmente non l'avrei fatto perché è una proposta in perdita, però formalmente quella è la situazione. E mi chiedo dove fosse il rappresentante dei sindaci nella conferenza dei sindaci in quell'epoca. Antonio Coiro poi parla delle polemiche che sono nate soprattutto con il comune di Sala Consilina. Tutte queste polemiche mi sembrano un pochino con qualche caduta di stile, probabilmente, perché tendono ad addebitare a Sant'Arsenio una iniziativa che di Sant'Arsenio non è, non solo, e tendono anche a dire che si tratta di uno scippo, di qualche cosa del genere. Chi conosce la vicenda saprà dare un giudizio sereno. Il primo cittadino dice la sua anche sui soldi promessi da 9 comuni del Vallo di Diano per tenere il distretto a Sala Consilina. A parere mio può essere grave addossarsi oneri da parte dei comuni per tenere il distretto a Sala Consilina. Io non credo che sia corretto amministrativamente, però chiaramente non sono io quello deputato a dare questa valutazione. Ecco poi cosa si attende ora il comune di Sant'Arsenio. Esigere dall'azienda sanitaria di conoscere la destinazione che intende dare a questa struttura patrimoniale che è qui in Sant'Arsenio e valorizzarla, usarla almeno, visto che comunque i costi fissi ci sono. Vediamo cosa intende fare. Se perseguire ancora nel disegno di trasferire il distretto oppure farci qualcosa d'altro, ce lo dovrò dire almeno, visto che non ci ha informato della sua volontà di raggiungere un concordato con Sala Consilina. Avrebbe dovuto farlo, sarebbe stato più corretto, ma lo può ancora fare.